Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelo di anguria. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 15 minuti più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono anguria, gocce di cioccolato, granella di pistacchio, cannella, amido di mais, gelsomini, acqua e zucchero. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo a macerare nell'acqua i gelsomini e li andiamo a coprire con il piattino di una tazzina da caffè. Andiamo a inserire l'anguria all'interno del boccale. Andiamo a tritare per 3 minuti a velocità 7. Poi da 7 passiamo a velocità 8. Il nostro succo di anguria è quasi pronto. Andiamolo a filtrare con un colino a maglie strette. Dopo aver filtrato il nostro composto, sciacquiamo e asciughiamo il boccale. Andiamo a versare il nostro succo di anguria all'interno del boccale. Andiamo a riprendere il bicchiere dove avevamo immerso i gelsomini. Eliminiamo i gelsomini dal bicchiere. E andiamo a versare l'acqua aromatizzata al gelsomino all'interno del boccale. E adesso aggiungiamo lo zucchero, l'amido di mais. E facciamo cuocere il tutto per 8 minuti gradi, velocità 4. Il nostro gel è quasi pronto. Adesso andremo a prendere delle coppette in vetro o degli stampi in silicone e andremo a riempirli. Notate la consistenza del gelo. Dopo aver atteso qualche minuto, prendiamo le gocce di cioccolato e andiamo a mettere e aiutandoci con un coltello le mescoliamo nel composto. Cercando di farle scendere più verso il fondo. Dopodiché andremo a prendere la cannella, a grattugiare un po' di cannella e finiremo con della granella di pistacchi. Adesso andremo a riporle in frigo per almeno 1 a 2 ore, coprendole con una pellicola trasparente. Gelo di anguria. Grazie e alla prossima ricetta!